Cari colleghi, buongiorno. È stato approvato da pochi giorni il decreto lavoro. Il decreto lavoro contiene moltissime novità, soprattutto in merito al reddito di cittadinanza. Senza entrare, che verrà chiamato d'ora in avanti reddito di inclusione, e non entriamo diciamo nel dettaglio per questi assegni di inclusione, ma vediamo quale può essere, cosa può succedere alle aziende che assumono persone che abbiano diritto al reddito di inclusione. Diciamo che c'è una differenza se vengono assunte persone che hanno diritto al reddito di inclusione a tempo determinato o a tempo indeterminato. Nel caso di assunzione di persone che hanno diritto al reddito di inclusione, che sono inserite in appositi registri nel sistema SISL, nel sistema integrato, scusate un nome un po' particolare, un sistema integrato informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, quindi le persone che sono inserite in questo registro, se vengono assunte a tempo indeterminato, l'azienda che le assume avrà uno sgravio contributivo pari al 100% dei contributi fino a un massimo di 8.000 euro per ragione d'anno, quindi se si assume durante l'anno sarà inferiore. Mentre invece per chi assuma a tempo determinato, per chi assuma contratti o chi offra contratti stagionali, la riduzione sarà soltanto del 50%, per chi abbia assunto e con un massimale di 4.000 euro, per chi abbia assunto a tempo indeterminato avrà il divieto di licenziamento nei 24 mesi successivi. Divieto, in caso contrario, verrà restituito quel contributo che non era stato versato. Altre novità che riguardano questo decreto lavoro, diciamo che c'è un'altra agevolazione, quella dell'assunzione dei giovani fino a 30 anni, cosiddetti NEET, cioè quei ragazzi che non stanno né studiando né lavorando. L'agevolazione consiste nella riduzione per 12 mesi, scusate, più che una riduzione, in un contributo che verrà erogato con delle modalità che l'INPS ci farà sapere, fino al 60% della retribuzione mensile lorda per 12 mesi. Le assunzioni dovranno avvenire dal 1 giugno al 31 dicembre di quest'anno, salvo poi proroghe o deroghe particolari che ci faranno sapere. Ci saranno anche delle assunzioni agevolate nel mondo delle ONLUS, del terzo settore in particolare, per le persone con disabilità, per inserirle nei contesti lavorativi. Anche qua non sono sgravi, sono dei contributi che verranno meglio definiti più avanti. Sono state poi leggermente aumentate le prestazioni occasionali, che hanno un limite di 10.000 euro. Sappiamo che questo è un limite di prestazioni occasionali che non è riferito al singolo, ma è riferito all'intera azienda, cioè aziende che assumano prestazioni occasionali fino a un massimo di 10.000 euro all'anno per il complesso delle prestazioni occasionali. Viene aumentato questo limite a 15.000 euro in alcuni settori specifici legati comunque al mondo del turismo, quindi alle fiere, congressi, ai parchi di divertimento e al reparto alberghiero. C'è stato poi le due notizie principali, quelle che sono arrivate a tutti, che c'è un esonero contributivo che passa, che era già stato previsto comunque in finanziaria, che era fino al 2% per i redditi fino a 35.000 euro, che aumentava per i redditi leggermente più bassi. Oggi con una RAL fino a 35.000 euro questo esonero contributivo passa dal 2 al 6%, mentre con una RAL inferiore a 25.000 euro passa al 7%. È stata poi introdotta questa norma per i lavoratori, i dipendenti che abbiano figli, qui non viene specificato se uomini o donne, quindi qualsiasi lavoratore che abbia figli potrà usufruire del welfare aziendale fino a 3.000 euro, così con le stesse regole che c'erano l'anno scorso per tutti i lavoratori. Questo deve essere previsto nei contratti collettivi oppure nei contratti firmati con i lavoratori in assenza di contratti collettivi, oppure devono essere comunque coordinato tra le parti. Sarà il lavoratore dipendente che dovrà indicare in un'apposita domanda quale sia
il codice fiscale del figlio perché possa essere riconosciuto questo diritto. Insomma, le novità sono abbastanza, ci sono anche delle altre novità sulla sicurezza sul lavoro, l'accesso ai cantieri ad esempio da parte anche dei lavoratori autonomi. Sappiamo che in questo caso per gli autonomi intendiamo sia gli artigiani che i professionisti che accedono ai cantieri, le norme sulla sicurezza riferite ai dipendenti devono essere applicate anche loro, più o meno tutte le norme. Sono poi state cambiate un pochino le norme per l'assunzione di personale dipendente a tempo determinato, che sono, diciamo, sono state abrogate le norme precedenti che erano più che abrogate, sono stati cancellati quei codici che permettevano l'assunzione, sono state previste soltanto alcune categorie, un pochino più libero fino a 12 mesi, oltre 12 mesi ma non oltre 24 mesi, soltanto se inserite all'interno di contratti collettivi di lavoro o per esigenze di natura tecnica, organizzativa e produttiva che l'azienda possa avere, oppure naturalmente per la sostituzione di altri lavoratori, ad esempio in maternità o che abbiano altre problematiche. Diciamo, questa è la sintesi delle novità contenute in questo decreto lavoro che ricordiamo che dovrà essere convertito in legge. Entro 60 giorni già si prevedono delle piccole variazioni. Grazie a tutti, arrivederci, buona giornata.